Dixie D'Amelio ha risposto ad Adriana Spink. Hi Dixie, I have something to tell you. Adriana Spink è finita in ospedale. Penso sia stata una delle giornate più traumatiche della mia vita. Si è appena lussato al ginocchio. Scavati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome, sono tornato purtroppo dal mare. Comunque, a parte questo, benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TGTube, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di YouTube. Oh mio Dio, sono super emotionated! Dixie D'Amelio ha risposto ad Adriana Spink. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di YouTube. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Finalmente ci siamo, ragazzi, mi vedete in questa tenuta molto estiva, il bracciale con le conchiglie, la collana con le conchiglie, no, non si capisce che sono stato al mare? Beh, spero di sì, perché un minimo abbronzato mi vedete, ok che ho sempre la faccia rossa io nei video, perché ho dei problemi secondo me alla pelle, ma dai, un pochino di colorito, le lentiggini non le vedete, ma credetemi che ci sono, magari vi metto qua una foto, vabbè, comunque, a parte questo, bentornati sul mio canale. Io quando non faccio video per 3-4 giorni di fila mi sento male, perché dico, oddio, che è successo, pare che sto sparito. No, ragazzi, non preoccupatevi, sono tornato e non me ne andrò mai più. E appunto perché non me ne andrò mai più, torniamo a parlare di TGTube. Sì, ragazzi, nuova puntata di TGTube, nuove cose super super shock che vi devo raccontare. Oggi parleremo principalmente di una persona, un video tutto dedicato solo e soltanto a lei, perché parliamo di Adriana Spink. Avete letto dal titolo che c'è una cosa carina, bella, e c'è un'altra cosa invece molto più delicata, più difficile anche forse da raccontare. Perché sì, Adriana è stata coinvolta in un brutto incidente domestico mentre faceva allenamento in casa, e poi nella seconda parte del video parleremo invece di una risposta shock che ha ricevuto da una famosissima TikToker americana, perché sì, avete letto bene dal titolo, Dixie D'Amelio. No, non è un TG Talk questo, ma è un TGTube, perché appunto parleremo esclusivamente di YouTuber, e in questo caso appunto di Adriana Spink, che il mio cuore è tuo, dei figli che non c'ho e che non ci avrò probabilmente mai, e subito dopo tu, Adriana, perché l'ho conosciuta, piccola parentesi iniziale, una persona al bacio proprio. Detto questo, comunque, andiamo con ordine. Stavo praticamente preparando le valigie per partire e andare in Sardegna, e ad un certo punto vedo su Instagram una cosa, cioè veramente, che mi ha lasciato senza parole. Vedo delle stories, delle immagini proprio pubblicate da Adriana Spink, delle immagini molto forti, delle immagini che sinceramente non mi sarei mai aspettato di vedere, e invece così è successo. Nelle sue stories, infatti, Adriana ha fatto vedere, ci ha resi partecipi di un momento molto difficile che ha vissuto in questi ultimi giorni. Per prima cosa, infatti, ha pubblicato un boomerang, ragazzi, che adesso lo andiamo a vedere insieme. Praticamente ci dà un'orrenda notizia, perché lei infatti scrive: quando pensate che ho una vita perfetta, ecco cosa è successo stamattina e perché sono in ospedale. E capite bene che ovviamente già di fronte a questa storia tutti quanti noi siamo rimasti letteralmente sotto shock. Adriana Spink in ospedale, non si sa cosa le sia successo, è praticamente su una barella,
Ragazzi, io inizialmente ho pensato, cioè, a una cosa terribile, che in effetti è, cioè, fortunatamente, adesso lo vedremo, è stata una cosa che si è riuscita a risolvere, lei è stata subito rimandata a casa, però insomma è comunque un brutto incidente domestico. Ed è proprio in quei minuti cruciali, in quei minuti forse anche di panico, che il suo fidanzato Fabio ha deciso di riprendere la scena. Una scena molto forte, vi dicevo, si trovavano in terrazzo, stavano facendo allenamento, finché ad un certo punto Adriana, praticamente forse mettendo male il piede, la gamba, facendo credo forse un affondo, quindi uno squat, le esce la rotula, quindi un osso, credo forse nella parte del ginocchio, se non mi sbaglio, ragazzi, scusate, ma proprio io e l'anatomia, due cose parallele. E insomma, appunto sul profilo di Adriana abbiamo visto queste stories, queste immagini. Guardate. Stiamo cercando di capire come far scendere Adriana dal terrazzo. Si è appena lussata al ginocchio. Se ne va Adriana. La ritroveremo in ospedale. Siamo arrivati, Adriana. Come abbiamo visto, Adriana è subito stata messa su una barella. Peccato però che non siano arrivati subito i soccorsi, perché adesso poi lo vedremo e lo racconterà anche lei stessa nelle stories che ha pubblicato. Casa sua è fatta con una scala a chiocciola, il terrazzo, insomma, non è semplice, appunto, con una barella poter scendere le scale, come, cioè, delle scale normali, se ci fosse un ascensore, ok. Il problema però è che dal terrazzo era veramente difficile scendere con una barella, tant'è infatti che sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In queste stories infatti abbiamo letto questo: nel fare allenamento in terrazzo mi è uscita completamente la rotula e siccome abbiamo la scala a chiocciola, per un'ora e mezza ho patito un dolore indescrivibile in attesa di una soluzione. E alla fine sono arrivati i pompieri. E non è tutto, perché poi infatti ha scritto: ho passato l'ora e mezza più dura della mia vita, un dolore che non auguro a nessuno, ma quando sono arrivati e mi hanno sedato sono rinata, almeno fin quando durava l'effetto. Grazie ai vigili del fuoco e al personale medico che mi ha soccorso. Ora sono in ospedale in corridoio, vi aggiorno. E appunto, ragazzi, insomma, attimi veramente di panico. Adriana Spink stava un po' come facciamo tutti quanti noi, vabbè, io mi includo dentro, ma io non faccio sport, quindi insomma no. Però come facciamo più o meno tutti quanti noi in casa, soprattutto in questo periodo, comunque anche fuori all'aria aperta, facciamo attività fisica, ma mai vai a pensare che facendo uno squat, un affondo, ti esca insomma un osso dal corpo, no? Cioè è veramente una cosa impensabile, potremmo dire, no? Tant'è infatti che cosa succede? Adriana, una volta appunto arrivata lì in ospedale, è stata medicata, le hanno messo un tutore, fortunatamente non le hanno ingessato la gamba, ma le hanno messo un tutore e ovviamente l'hanno rimandata a casa. Nel tragitto per ritornare a casa, Adriana, mentre si trovava in macchina, ha deciso di raccontare un po' quello che è successo, come è successo e soprattutto quali sono state le sue prime emozioni o comunque insomma le sue prime, non so come dire, ragazzi, reazioni a tutto quello che è successo. Guardate. Male che ci sono i filtri, perché ho una faccia, ragazzi, cioè penso sia stata una delle giornate più traumatiche della mia vita, anzi senza dubbio, senza dubbio. Allora, da dove iniziare? Praticamente stamattina ero in terrazzo e ho fatto un affondo e mi si è, ho sentito proprio un crack, ma una sensazione veramente, non riesco a descriverla. E subito ho sentito che il ginocchio era completamente uscito, un dolore assurdo, e ho detto subito a Fabio di chiamare l'ambulanza, sperando che in 5 minuti sarebbe arrivata. Ecco, ragazzi, io non oso neanche immaginare quanto male abbia, insomma, abbia sentito in quel momento, perché già, ragazzi, cioè noi se ci facciamo un taglio io già mi sento male, ma non tanto per il sangue e le cose, proprio perché, cioè, che ne so, senti comunque male, no? Non oso immaginare quando ti esce un osso, cioè a me non è mai successo e spero che non mi succeda mai, però non oso veramente immaginare il dolore che abbia provato Adriana. E
Pensare che abbia dovuto aspettare anche un'ora e mezza per i soccorsi, perché appunto non era semplice arrivare a casa sua, salire sul tetto, portarla giù, insomma, un'ora e mezza lì, immobile, con un dolore così forte, non deve essere assolutamente stato semplice. Oltretutto poi in questi giorni che ha iniziato pure a fare un sacco di caldo, non oso veramente immaginare come sia stata quella giornata. Fatto sta comunque che Adriana ha raccontato ampiamente tutto quello che è successo, come si sente soprattutto adesso con il tutore, come è andato il soccorso lì nel suo terrazzo. E poi andremo a vedere anche quelle che sono state le stories che ha pubblicato il giorno dopo, quindi insomma più o meno 24 ore dopo l'incidente, come sta e come si sentiva Adriana. Guardate. Sono arrivata a casa nel frattempo, vi dicevo che è arrivata l'ambulanza, io speravo mi potessero fare subito un antidolorifico, ma non avendo il medico a bordo non potevano, quindi mi è crollato il mondo addosso e in più non potevano portarmi giù dalle scale perché, come sapete, io ho la scala a chiocciola e avendo il ginocchio completamente uscito non potevo muovermi in nessun modo. Quindi sono stati a disquisire su come fare, come non fare, e alla fine hanno pensato di chiamare i vigili del fuoco. Sono arrivati i vigili del fuoco, nel frattempo sono arrivati anche l'automedica con il medico, che finalmente dopo, io non so quanto è passato nella mia testa, secondo me è passata un'ora, io veramente, è stato, penso, gli attimi più duri della mia vita sicuramente, perché un dolore così forte, ma così forte che non riuscivo a capire come uscirne, perché non c'era modo, io continuavo a dire ma quando arriva, quando arriva, quando arriva, alla fine la seconda ambulanza con il medico è arrivata e sono arrivati anche i vigili del fuoco. Mi hanno messo sulla barella con una gru. Ah no, ecco cosa è successo. Sono arrivati i vigili del fuoco ma non avevano capito la problematica, erano senza gru. Quindi hanno chiamato dei secondi vigili del fuoco che sono arrivati con la gru. Quindi in tutto ciò il tempo passava e io veramente non so come descrivere la sofferenza che ho provato. E poi scusate, ma mi continuano a chiamare persone, infatti ne approfitto anche di queste stories, se non rispondo a tutti su WhatsApp, vi dico qua cosa è successo e poi vi rispondo con calma. Praticamente ho fatto la lastra e ho una lussazione della rotula destra con distaccamento osseo e devo stare 25 giorni almeno con una sorta di tutore. Mi hanno chiesto se volevo la gamba ingessata o il tutore fisso e ho preferito il tutore fisso. E poi devo fare la risonanza e vediamo insomma come va. Quindi sto così con la gamba. Il tutore arriva domani. Questa è la mia gamba. Color! Buongiorno, mi sono appena svegliata, non sono ancora uscita dal letto, anche perché non è così facile. ho dormito stanotte, non so se per i farmaci che avevo in circolo o perché comunque da immobile non mi fa male. Quindi mi sono solo svegliata un po' di volte perché comunque stare nella stessa posizione tutta la notte un po' mi dava fastidio, però non ho avuto dolore, quindi quello sono contenta. E in privato mi state chiedendo foto del mio ginocchio ieri con la rotula spostata, ma fa veramente impressione, quindi io non ve la metto questa foto perché è tipo un film horror. Insomma ragazzi, Adriana, che ce combini? No, cioè a me veramente dispiace veramente tanto, le ho anche scritto su Instagram che si rimetta presto, ha anche pubblicato un bellissimo video che magari vi lascio qui sotto nell'info box, dove racconta tutto quanto, ovviamente in maniera forse anche più dettagliata e più partecipata, perché è stata lei la protagonista di questo brutto incidente domestico. Fatto sta comunque che, insomma, Adriana, che te devo dire? Riprenditi presto, rimettiti presto. Poi la cosa bella di Adriana Spink, e qua lo devo dire, è che è sempre super positiva nonostante le mille cose che succedono. Insomma, non deve essere semplice rompersi una gamba a giugno con sto caldo. E insomma, cioè, anche no, uno pensa vado al mare, di qua, di là, di su, di giù. Ci sono i cani che abbaiano, giustamente. E vi dicevo, Adriana comunque non si scoraggia, non si dà per vinta, tant'è infatti che ha anche pubblicato un bellissimo post. Un bellissimo post tra molte virgolette, perché insomma c'ha questo tutore, c'ha tutta questa gamba messa in queste cose che ti tengono ferma la gamba, e ha scritto questo. Dicono che ciò che non uccide fortifica.
Lo spero. Per chi si fosse perso le mie stories nei giorni precedenti, facendo sport mi è uscita completamente la rotula ed essendo in terrazza non ho potuto essere soccorsa se non dopo un'ora e un quarto di agonia. Un incubo che non auguro a nessuno. Ora ho il tutore e lo devo tenere circa 25 giorni. Vi ringrazio di cuore per tutti i messaggi e il sostegno che mi state inviando. Vi voglio bene e cercherò di continuare ad essere presente qui e su YouTube come sempre. Le braccia le ho ancora integre, per fortuna, e devo ammettere che sì. Effettivamente è una fortuna avere almeno le braccia integre, perché non oso immaginare come montare i video, come utilizzare il telefono senza braccia. Aiuto. Quindi insomma, Adriana, rimettiti veramente presto. Speriamo che, insomma, più o meno credo siano passate quasi 2 settimane, o comunque 10, no, vabbè, 2 settimane forse no, ma 10 giorni. Sei a metà della tua convalescenza. Speriamo, incrociamo le dita, che vada tutto bene in questi 25 giorni, che insomma tu abbia una, come si dice quando ti riprendi da, insomma, che tu reagisca bene a questo tutore, a questo male alla gamba. Anche perché, ragazzi, qua lo devo dire, cioè qualche giorno fa stavo a guardare i suoi video e aveva pubblicato un bellissimo video dove faceva vedere alcune location per il ricevimento del matrimonio, che, come ben sappiamo, questo matrimonio non è che non sa da fare, come insomma diceva nei Promessi Sposi Manzoni, ma insomma questo matrimonio si deve fare. Io non vedo l'ora di vedere tutto quanto, il vestito, le cose, cioè, io già mi vedo lì. Già mi vedo lì a tirare il riso, a fare, a disfare, insomma, ragazzi, già mi vedo lì. Anche perché, cioè, noi vogliamo questo matrimonio con Fabio. Punto e basta. Stop. Detto questo, comunque adesso cambiamo completamente argomento. Abbiamo iniziato in una maniera abbastanza forte, se vogliamo, e anche un pochino triste, perché non è mai bello parlare di queste cose, di incidenti che succedono. Abbiamo visto Greta Menchi qualche settimana fa, adesso è capitato ad Adriana Spink, quindi insomma veramente non è bello parlare di questa cosa, anzi invece è bello parlare di matrimoni, no? Di tutte queste cose belle, no? che ci riempiono il cuore. Ma andiamo avanti, appunto, parlando di cose un pochino più leggere. Il caso della settimana: Adriana Spink e Dixie D'Amelio, tra un po' MAPS, migliori amiche per sempre. Cosa è successo? Che hanno fatto? Che hanno detto? Già tempo addietro mi ricordo che Adriana Spink aveva pubblicato forse un video in cui si trasformava in Dixie D'Amelio. Qualcuno le aveva detto che assomigliava a Dixie, insomma cose di questo tipo. Ma che cosa succede? C'è appunto un ma grande quanto una casa, come sempre, perché tutta questa storia di Dixie D'Amelio, Adriana Spink, parte esattamente da TikTok, da un video pubblicato da Adriana Spink nel quale, parlando appunto in inglese giusto per farsi capire da Dixie D'Amelio, decide di expose, non so come di expose, di far vedere a tutti quanti l'incredibile somiglianza tra sua mamma, quindi la mamma di Adriana, e Dixie D'Amelio, che, ragazzi, quando la mamma di Adriana aveva 20 anni e adesso Dixie, che ce ne ha 20 pure lei, gemelle, cioè gemelle separate alla nascita, non so come dire, due persone assolutamente identiche. Adesso guardiamo insieme questo video che è diventato letteralmente virale, ma virale proprio. Guardate. See, I have something to tell you. For some reason my mom, when she was your age, was exactly like you. This is you. This is my mom. You? My mom. E proprio sotto questo TikTok Dixie D'Amelio in prima persona ha lasciato un commento. Dopo essere stata taggata da mille, migliaia, milioni, non lo so, di persone, Dixie ha commentato scrivendo: "Oh my god, so wild", quindi cioè della serie: "Oddio, non ci posso credere, assurdo, cioè ma che cosa? Ma stai scherzando?" Comunque, cioè, Dixie D'Amelio sotto shock proprio come noi, perché, ragazzi, cioè veramente, se guardiamo le immagini di Dixie e quelle della mamma di Adriana, due gocce d'acqua, due sorelle, altro che Charlie D'Amelio. Cioè Charlie D'Amelio e Dixie non si assomigliano per niente. Dixie e la mamma di Adriana, ragazzi, veramente sorelle, cioè gemelle, non lo so, è veramente assurdo vedere come
come appunto delle persone lontanissime nel mondo si possano assomigliare, però dicono che abbiamo 7 sosia, boh, era una cosa, non so se è una fake news che pubblicavano su Facebook 1000 anni fa, o se è la verità. Fatto sta comunque che io mi ricordo che qualche anno fa avevo trovato un mio sosia, tipo era americano forse, vedete, infatti ci sono, però vabbè, io ero più carino ragazzi, cioè possiamo dirlo, diciamolo, dai su. Fatto sta comunque che non è finita qui, perché cioè noi sotto shock, Dixie D'Avelio letteralmente sotto shock, ma essere ancora più sotto shock è anche la nostra Adriana Spink, che ad un certo punto, di fronte a questa risposta inaspettata da parte di Dixie D'Avelio, ha pubblicato un TikTok dove letteralmente è rimasta così, cioè aiuto ragazzi, che sta succedendo? Mi ha risposto Dixie D'Avelio. Insomma ragazzi, direi che dopo tutte queste news su Adriana Spink il video può finire qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Intanto fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se avete visto anche voi questa, e notato questa somiglianza tra la mamma di Adriana e Dixie D'Amelio, che ragazzi veramente una somiglianza lampante, crystal clear proprio. Comunque il video, vi dicevo, può finire qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.